Vi parlo dal Cenacolo di Andrea del Sarto a Firenze, dove si è da pochissimi minuti conclusa una Lectio Magistralis del professor Antonio Natali, già direttore della Galleria degli Uffizi, ma oggi presente come console del Touring Club italiano. E infatti questa manifestazione è stata promossa dalla sezione territoriale di Firenze del Touring Club. Insieme a me c'è un altro console del Touring, Massimo Conti Donzelli, che vorrei introducesse i nostri telespettatori all'intervista successiva, quella col professor Natali. La nostra emittente ha registrato integralmente la Lectio Magistralis, che credo sia la seconda che il professore tiene in questo cenacolo a distanza di qualche anno. Quindi vorrei anche sapere perché siete stati indotti a replicare questa prima presentazione. Abbiamo replicato perché già la prima volta ebbe un grande successo, si parla ormai di diversi 4 anni fa. Oggi, siccome il Touring Club italiano, la generale italiano proprio, ha approntato un'occasione come sostegno al Touring, infatti oggi è proprio un'occasione di sostegno, cioè è chiesto un piccolissimo contributo a favore del Touring Club italiano. Le associazioni culturali, come ben immaginate, hanno avuto dei momenti particolarmente difficili e quindi oggi in tutta Italia sono stati aperti dei luoghi che mi racconta Milano proprio, mi sta dicendo proprio oggi, hanno avuto un grandissimo successo. Si chiama Eventi sotto le stelle. Ora, oggi noi invece non abbiamo svolti sotto le stelle, ma l'abbiamo svolti di mattina. E quindi abbiamo pensato di replicare questa Lectio Magistralis, come è stato detto, grazie a Antonio Natali, in maniera da raccogliere numerosi soci e non solo. Siamo estremamente orgogliosi per questa occasione che avverrà, immagino, tutti gli anni, anche futuri, abbiamo contato una presenza di circa di 75 persone, quindi siamo, come dire, molto soddisfatti. E siccome il Touring Club ha un'iniziativa ormai intrapresa da qualche anno di aprire luoghi che sarebbero sempre rimasti chiusi, e invece grazie al contributo dei volontari, dei soci volontari, vengono aperti al pubblico settimanalmente. Faccio un esempio: il Quirinale è aperto dai soci volontari del Touring, il museo, cioè la villa di Caserta, la Villa Reale, è aperta dai soci volontari del Touring. Quindi sono tantissimi, circa 90 luoghi aperti esclusivamente dai soci del Touring, che sono circa 2000, e si adoperano a tenere aperti questi luoghi, altrimenti chiusi. E noi invece in questo caso abbiamo invitato i partecipanti, tutti i prenotati, ad ammirare questa meravigliosa opera che è il Cenacolo di Andrea del Sarto. E che i nostri telespettatori ovviamente stanno vedendo alle nostre spalle, in sottofondo di questa intervista. Ora raggiungeremo il professor Natali, che ovviamente ha dovuto ricevere i complimenti meritati da parte di quasi tutti i partecipanti. Chi non aveva fretta ad andarsene si è trattenuto proprio per quello, perché sarebbero state tantissime ancora le domande da fargli, perché questo capolavoro del quale ci parlerà purtroppo è pochissimo conosciuto, soprattutto dai fiorentini che ce l'hanno a portata di mano e potrebbero venire ogni giorno a vederlo. Thank you.
Prima dell'intervista forniamo ai nostri telespettatori un'importante notizia. Il professor Natali ci ha concesso la possibilità di registrare integralmente la sua Lectio Magistralis e di poterla caricare sul nostro canale YouTube Fabrizio Borghini. Quindi chi vorrà rivederla e risentire soprattutto quello che ha detto fino a pochi minuti fa il professor Natali può andare sul nostro canale alla fine ovviamente di questo servizio. Allora, intanto, perché hai scelto per la seconda volta di presentare questo capolavoro di Andrea del Sarto? Più che seconda la chiamerei l'ennesima volta. Questa volta era per il Turing, l'avevi già fatto, sì, una volta, ma l'ho fatto anche altre, perché è diventata una mia fissazione di vecchiaia, nel senso che questo è uno dei luoghi che Firenze dovrebbe conoscere e invitare gli ospiti, i turisti, cioè, a conoscere. Invece non è così, perché nonostante tutti ci si adonti per un turismo usurante che c'è a Firenze, però non si fa niente per far conoscere i tanti luoghi che meriterebbero davvero una conoscenza più diffusa, perché alla fine, al di là delle lamentele, il Botticelli agli Uffizi, il Davide all'Accademia e ora anche un pochino l'Opera, il Duomo e poi Santa Croce bastano e avanzano a far venire i visitatori a Firenze. Così però non è una come posso dire, educazione alla cultura figurativa grande di Firenze, così è semplicemente uno sfruttamento dei soliti feticci che non vengono mai smobilitati. E capisco che chi viene dall'altro capo del mondo non può non andare a vedere né Davide né Botticelli, però Firenze è una città dove si torna, e se si torna, si torna anche più volentieri se si sa di aver perso tanti luoghi importanti. Perché tanti fiorentini, se vanno a Milano anche per lavoro, vanno a vedere l'ultima cena di Leonardo da Vinci e questo capolavoro che non è da meno di quello di Leonardo, che hanno quotidianamente a portata di mano, lo ignorano. Perché c'è il grande vantaggio che danno i feticci. Di Leonardo nel Cenacolo di Milano non è rimasto poi tanto, un ottimo restauro è stato fatto, ma non è rimasto poi tanto di Leonardo. Però è rimasto quel che conta, cioè il nome, perché è Leonardo che ci invoglia ad andare là. Ed è però un po' avvilente pensare che uno si metta in coda per andare a vedere un ectoplasma di Leonardo, però bisogna subito ridirlo, e non venga a vedere l'opera di un fiorentino che è l'artista toscano almeno più copiato nel Cinquecento di ogni altro, compreso Michelangelo e Raffaello, e non, quindi grande maestro. Leggevo qui il brano del Varchi che dice: quando c'erano le distruzioni per l'assedio di Firenze ordinate dalla Repubblica, gente che viene ribadita che non era certo competente, doveva semplicemente distruggere gli edifici poco fuori le mura, quando arriva qui vengono folgorati, cascano gli strumenti di mano. E guarda che Varchi nella storia fiorentina dice: ora io dirò una cosa incredibile ma verissima, cioè, e noi lo sperimentiamo che è verissima, perché molto di questo monastero non c'è più e questo c'è rimasto. Quindi la sindrome di Stendhal con qualche secolo di anticipo. Ma sai, io non ho mai creduto alla sindrome di Stendhal, lo diceva anche la Magherini. Io credo che oggi la sindrome di Stendhal sia soprattutto legata al fatto, l'ho detto anche in questo incontro, che spessissimo chi fa il turista e viene in Italia dall'estero si fa in una settimana a Venezia, Firenze, Roma e Napoli. Quando arriva a Napoli, davanti alla flagellazione di Caravaggio, magari sviene, ma non so se sia la sindrome di Stendhal. Perché questa ultima cena può essere considerata un capolavoro assoluto nell'arte di tutti i secoli? Può essere considerata un capolavoro perché innanzitutto da un punto di vista direi linguistico e quindi estetico è uno dei massimi raggiungimenti creativi del Cinquecento. In questo momento si può anche aggiungere una notazione che è più contingente, perché oltretutto ha una conservazione straordinaria rispetto a tanti altri cenacoli, perché Andrea del Sarto era l'artista maestro sia
degli artisti della prima maniera come Rosso e Pontormo, ma era anche maestro degli artisti controriformati, Alessandro Allori, Santi di Tito, che copiavano i suoi quadri considerandoli quadri di un grande maestro. E, insomma, queste sono cose che storicamente andrebbero vagliate, ma al di là di tutto questo c'è la necessità, e qui ho provato a ridirlo di nuovo, a leggere questo affresco anche per quello che rappresenta. Perché la storia dell'arte non è storia di lingua figurativa, è storia anche di pensiero. E se qui non ci si accorge, per esempio, che sul tavolo manca il vino e che quindi non può essere stata istituita in questa occasione l'Eucaristia, perché senza vino non la istituisci, e non ragioni su che cosa invece vuoi rappresentare, ecco, diventa a questo punto sostanziale la critica negativa nei confronti di una storia dell'arte intesa come storia di lingua figurativa e non invece di pensiero. Allora, noi invitiamo i nostri telespettatori alla conclusione di questo servizio ad andare sul canale YouTube Fabrizio Borghini e rivedersi e risentirsi la Lectio Magistralis del professor Antonio Natali. Ovviamente il secondo invito che facciamo è quello di venire, per chi non c'è mai venuto, qua al Cenacolo di Andrea del Sarto, presso la parrocchia di San Salvi a Firenze ovviamente, oppure chi c'è già stato di ritornarci alla luce di quello che ascolterete al professor Natali, magari rileggere in maniera diversa, più approfondita o con un'angolazione originale questo capolavoro di Andrea del Sarto. Tutti noi, e dico noi perché per democrazia, perché in realtà io non ho una particolare predilezione per Botticelli, ma tutti noi ci accalchiamo nella sala di Botticelli e magari non ci si ferma nemmeno un istante per vedere quelli che io, per esempio, amo di più, Rosso e Pontormo. Ma non dico io per dire io, dico io come visitatore che ha un carattere e un'indole reattiva, diciamo così, per intendersi passionale. La bellezza amabile e gentile di Botticelli a me non commuove. Se dicessi che non mi piace, sarei, oltre che snob, anche un po' cretino. È evidente che è di una grande bellezza, ma non è la bellezza che tocca a me. Eppure, se voi andate nella sala di Botticelli, non vedete niente. Se andate nella sala dove c'è Pontormo e Rosso Fiorentino, vedete tranquillamente. Quella signora che diceva "ci tornerò" fa parte di un popolo fiorentino, che oramai è il mio perché io sono nato sì al mare, però sono venuto qui che avevo 15 anni, fa parte di quel popolo fiorentino che non ha colpe in tutto questo, perché la colpa è sempre di chi comanda, sempre, e di chi ha responsabilità di governo e educative. Se io, amministrazione, mi lamento di questo turismo che usura e basta, mi lamento, organizzo convegni, che ormai è diventata un'accademia, una palestra, proprio per sentirsi parlare e dire le stesse cose tutti, se io non educo, se io mi lamento, ma alla fine mi basta che ci sia il Botticelli agli Uffizi e il Davide all'Accademia, è un po' troppo forte per piacere. Ok, così va. Ecco, dicevo, se poi mi basta questo, perché tanto comunque a portare denaro i turisti, che io ho sempre chiamato ospiti, perché le parole hanno anche un peso, e spesso i turisti a Firenze non vengono considerati ospiti, vengono considerate galline da spennare. E questo è un fatto che non ci rende merito, ovviamente, perché poi la nostra ricchezza è in gran parte deriva di lì. Non voglio raccontare degli aneddoti che mi sono occorsi anche in bar del centro, perché sarebbero tratti autobiografici che interessano poco, e soprattutto alla fine dobbiamo parlare anche di Andrea. Però se non si fanno conoscere luoghi eminenti fiorentini al di là di quello, vuol dire che ci basta, perché tanto a Firenze col Botticelli agli Uffizi, il Davide all'Accademia e ora un po' anche il Duomo e forse Santa Croce, ci basta. Voi non avete idea dei luoghi a Firenze che sono
storicamente perfino più importanti, che nessuno conosce. Questo è un affresco che regge botta con gli affreschi più grandi del Cinquecento. Io non sono avvezzo ai numeri perché ci confliggo dalle elementari, però ho cercato di mandarli un po' a memoria. Ho saputo da Barbara e dalla sua collega, che sono, quando ero nell'amministrazione, colleghi anche miei, che qui vengono, correggimi se sbaglio, 25 persone di media al giorno. Che significa, se ho saputo fare i conti, 9.000 visitatori l'anno. Ho saputo usare il calcolatore, perché non avrei mai saputo fare con la moltiplicazione così. Agli Uffizi, secondo i numeri, a parer mio sempre un po' gonfiati in funzione della stampa che vengono poi esibiti, entrerebbero circa vicino a 11.000 visitatori il giorno, cioè molti di più di quanti entrano qui in un anno. Questa non è cultura, questa è corsa al feticcio, è la corsa al feticcio. Un libro che ho scritto, che poi l'editore, dopo avermi fatto aspettare mesi per il titolo, io avevo pensato a, per l'appunto, feticci e poesia, perché poi la storia dell'arte si gioca tutta lì per quanto riguarda il pubblico che ambisce a vedere le opere. Lui lo intitolò, dopo avermi fatto aspettare tanto, me lo fece intitolare e disse: guarda, lo intitolerei anche Pinocchio, l'importante è uscire. Lo intitolò Il Museo. Dico: caspita, ci hai pensato diversi mesi, però poi alla fine ti è venuto un titolo originale. Il titolo era Feticci e poesia, perché tutto qui si gioca. Le opere d'arte non è che sono o feticci o poesia, no, sono la stessa cosa. Prendiamo l'icona del feticismo, la Gioconda, oppure la nostra icona del feticismo, che è il David. Cos'è che cambia nel Davide o nella Gioconda quando si passa da feticcio a poesia? Perché sono testi poetici, è questo che va sempre tenuto conto. Un'opera d'arte, diciamolo molto brevemente, è una poesia che invece di esprimersi in parola si esprime in figura. E come tale, parlo delle nostre poesie, quelle che si esprimono in figura, è necessario che il significato, e lo vedremo anche qui stamani, sia davvero compreso. Noi entriamo nei musei, diciamola franca, per sbalordire al cospetto di una bellezza che ci è stata indicata dai mezzi di comunicazione. E noi la troviamo bella, perché a forza di sentirci rimbalzare le notizie su Botticelli, la Venere, tant'è vero, dove vanno queste, io non uso parole inglesi, queste influenzatrici, vanno nella sala del Botticelli. Dove vanno gli artisti a mettersi nudi? Nella sala del Botticelli, oppure nella sala del Tondodoni di Michelangelo. Sono insieme feticci e poesia, quello che cambia il nostro approccio. Se io vado al Louvre per vedere il sorriso della Gioconda, è evidente che la Gioconda diventa un feticcio, che poi vi raccomando, vero, il mistero. Vi ricorderete quelle trasmissioni, io purtroppo non serbo memoria dei nomi, quello che faceva Voyager, che parlava di misteri che non erano più misteri da una trentina d'anni. Ma secondo che materie tratta, me lo dice a me, per me è un mistero davvero. Se capita il competente, dice: ma che mistero è? Tanto è vero, e qui per alleggerire anche il tono, tanto siamo fra amici più o meno, o lo potremmo diventare, e magari soci potremmo diventare, a Piombino, cogliendo questo aspetto, come posso dire, deliberatamente volto a colpire l'immaginazione, avevano trasformato quel titolo in un titolo che poteva essere, invece di un curatore di quella trasmissione livornese, l'avevano intitolata Boyader. Perché nel Boiade livornese c'è la stupefazione. E allora, l'hai visto ieri sera Boiader? Questo era. Ma a questo
a questo si guarda, alla stupefazione, si va nei musei per sbalordire. Ed è evidente che andando davanti al Davide lo sbalordimento è forte, perché davanti a una bellezza solare. Ma chi si chiede perché il Davide di Michelangelo sia di una nudità eroica e gigantesca? Mentre tutti del Davide abbiamo un'idea di un mingherlino, anche un po' effeminato, con i ciolini biondi e soprattutto con la testa di Golia ai piedi, che il Davide non ha, perché è prima dello scontro, ma comunque non ha questo attributo fondamentale. E poi, voi l'avete mai vista la pietra con cui l'ammazzerà? La pietra c'è nel Davide Michelangelo, la tiene qui. La vede Nardella se si affaccia alla finestra, ma un turista non la vede. E quello che tiene qui, noi si sa che è l'inizio della fionda, ma se non si sapesse, e c'è una spiegazione, che ora non c'è tempo, però magari se ricapita ne parliamo. C'è una spiegazione ed è come sempre per le opere sacre nelle scritture, nella fattispecie nella Bibbia, non è che uno si inventa, perché è vero che i significati delle opere vanno trovati, ma non è che io possa dire per me, allora, quello che te pensi di quest'opera a me non interessa per niente. Quello che te pensi di quest'opera, tenendo al cospetto i testi, come faremo stamani, che hai davanti e che sono e che erano conosciuti all'artista creatore prima che facesse quell'opera, nemmeno 2 anni dopo va bene. Noi invece pronunciamo giudizi sui contenuti con la cultura che ha avuto 5 secoli di stratificazioni. E questo evidentemente è un gioco di iconologia, che è lo studio del rapporto fra le figure, è un gioco di iconologia che è talmente fasullo da aver screditato una disciplina già di suo, soprattutto qui in Italia, poco stimata. Questo affresco, che oltretutto torno sui numeri proprio perché così me li levo di torno, ma per dare un senso a quel che si dico. Non è che le dimensioni danno una indicazione dell'importanza, però le dimensioni danno il senso della monumentalità, perché questo è un affresco monumentale. Voi pensate che molti di noi si sono messi in fila per andare a visitare il Cenacolo di Leonardo, che è un ectoplasma. Cioè, di Leonardo ci è rimasto pochissimo, però ci è rimasto il fondamentale, il nome, e quindi si va. E qui, quelli che sono andati a mettersi in fila a Milano non ci sono mai entrati. Questo, voi capite che anche da un punto di vista, ecco, di dimensioni, questo è perfino poco più grande del Cenacolo di Milano, per dire la monumentalità. Questo tiene botta con gli affreschi di Raffaello nelle stanze, perché nella stanza della segnatura, quella che lui comincia nel 1508, venendo da Firenze, non si dimentichi mai che Michelangelo e Raffaello, quando vanno a Roma e danno il colpo di timone per virare di bordo decisamente, nell'otto entrambi, nella Sistina 1 e nelle stanze Vaticane l'altro, vengono da Firenze, dove l'aspirazione al monumentale era fortissima, e loro vengono da Firenze. Quando lui dipinge la scuola d'Atena, nella stanza della segnatura, dipinge un affresco che a noi ci pare monumentale, è più piccolo di questo. Quindi anche come monumentalità, e poi ragioneremo anche di monumentalità, bisogna tener conto, non ovviamente perché incidano sul valore estetico o di contenuti o filosofico o teologico, ma perché danno l'idea di un grande affresco monumentale, oltretutto ottimamente conservato. Perché l'unico disagio che manifesta è nella testa barbuta, la quarta da destra, che è come se fosse una riemersione di muffe. Ma dal punto di vista conservativo è perfetto. È perfetto. Eppure si diceva, la gente non viene, ma evidentemente perché non sa
perché la colpa è sempre, come dicevo, di chi governa, perché se quella signora ti ha detto io non l'avevo mai visto, ma tornerò con alcuni miei parenti per fargli vedere. Guardate che è significativo. Io quando ero direttore degli Uffizi proposi a chi mi sovrastava gerarchicamente, dico, senti, facciamola finita, se noi ci sono dei luoghi, se noi sappiamo che ci sono dei luoghi che non vengono considerati, la prossima grande mostra, per esempio, facciamola a San Salvi. Già allora cosa mi fu risposto? Sì, Antonio, però se si fa a San Salvi il successo sarà minore e quindi sulla stampa ci si andrà meno, e oggi vedete che la stampa regola tutto, tant'è vero chi mi è succeduto è tutti i giorni sui giornali. E questa è la cosa fondamentale. L'importante è andare sulla stampa e acquisire una potenza mediatica tale che perfino il Ministero non si ribella, in quanto a prepotenza il Ministero se ne intende, eppure qui tace, pur non avendo gioia nel vedere certi fatti che avvengono qui a Firenze. Questo è fondamentale, è una cosa che va assolutamente tenuta in considerazione, perché un'associazione culturale a questo deve guardare. Quando si fanno conoscere, come fa il touring, luoghi che per solito sono chiusi, diventa automaticamente quell'operazione un'operazione educativa. Già allora mi fu detto meglio non farla, perché? E poi perché? Perché essendo sicuramente meno i visitatori c'è meno introito. Questa è una logica che io ho sempre rigettato, non da ora, chi ha letto qualche cosa anche di quando ero molto più giovane sa che l'ho sempre pensata così, e mi è costata anche cara, perché non sei in linea con quello che i governi desiderano dai beni culturali, che in un tempo di grande eleganza, ora hanno un po' smesso grazie a Dio, di grande eleganza intellettuale, veniva chiamato, come ricorderete, il nostro petrolio. Ora, pensare a una poesia di Montale come una tanica di benzina, francamente, mi sembra deprimente. Eppure è così che veniva considerata. Quando sento il ministro attuale, che ancora non ho capito bene che cosa abbia studiato, vedremo. Il ministro, però l'hanno già fatto santo, come lei sa, lo porta insito nel cognome. Quando lui mi dice gli Uffizi non devono costare meno di una pizza, ma chi l'ha detto? Io ho sempre detto che gli Uffizi, come tutti i musei, devono essere gratuiti, perché a me portavano d'esempio i musei stranieri. Quando però si parlava di biglietto, e io gli dicevo, va bene, i musei stranieri, allora la National Gallery di Londra non ha biglietto, il Victoria and Albert di Londra non ha biglietto, il British Museum non ha biglietto. Questa volta non me li portate d'esempio, perché lì preme l'educazione. Torno ora da Valencia ai musei gratuiti. I centri di cultura contemporanea gratuiti. Se gli avessero detto a chi proponeva queste cose, sì, ma allo Stato cosa viene? Sapete cosa diceva un grande direttore del Settecento? Bisogna che i giovani vengano agli Uffizi a imparare a conoscere il bello, nel senso lui intendeva il gusto, a imparare a conoscere il bello, in modo che poi lo sappiano riconoscere in ogni momento della loro esistenza. E lui diceva, perché un popolo di giovani colti è un popolo ricco, non un popolo migliore, ricco. Ed è sicuramente così, perché quando i giovani sono colti andranno al governo, e verissimilmente se sono colti dovrebbero essere assai migliori di questi, ecco, evidentemente lo Stato sarebbe più ricco. Questo affresco fu commissionato ad Andrea del Sarto nel 1511, quando generale dei Vallombrosani, perché qui siamo in un monastero, ex monastero Vallombrosano. Vallombrosano è un ordine fiorentino, toscano, perché San Giovanni Gualberto è il suo fondatore, e di là, nelle stanze di là, c'è il monumento mai montato per San Giovanni Gualberto, commissionato al tempo di, appunto, Biagio Milanesi.
Fu commissionato nel 1505. Vallombrosani erano per struttura filorepubblicani, non proprio Biagio Milanesi, ma insomma filorepubblicani, e soprattutto non erano affatto medicei, anzi, semmai antimedicei. Difatti, quest'ordine è molto importante, soprattutto nella prima dozzina d'anni, poi nel 12 i medici che erano stati cacciati nel 94 tornano e fanno pulito di quelli che si erano opposti al loro regime. E queste operazioni rimangono ferme. Difatti Andrea del Sarto nell'11 dipinge soltanto il Sottarco. Il Sottarco che si compone di 4 ritratti clipeati, San Giovanni Gualberto appunto, San Salvi, San Bernardo degli Uberti e San Benedetto, che è il fondatore di tutte le regole che si ispirano al monachesimo. Nel 12 tornano i medici e tutto si blocca. Il monumento di là si ferma, non viene mai montato. Eppure, dice Vasari, quel monumento fece stupire tutta Firenze e chi veniva di fuori, per la sua, di nuovo, monumentalità. Perché è vero che la monumentalità poi viene beatificata a Roma, perché tutti vanno a Roma, è evidente, i papi avevano il denaro e a Firenze il denaro non c'era, però c'era, come sapete, la Repubblica. E nel periodo della Repubblica fiorentina, dal 1502 al 1512, la Repubblica di Pierzo Derini, voi pensate, per avere idea della monumentalità che gli stessi Raffaello e poi e Michelangelo portano a Roma, voi pensate a Firenze cosa c'è a proposito di monumentalità, appunto? Il David, 1504. 1503 e poi 1504, le due grandissime battaglie di Anghiari, di Leonardo e di Cascina, di Michelangelo, i cui cartoni, avrebbe detto Cellini, furono la scuola del mondo, perché tutti fra il 2 e il 12, insomma nella prima dozzina d'anni del secolo, vengono anche dalla Spagna, anche dalla Germania, a studiare a Firenze, con l'immancabile puntata romana per le antichità, ovviamente. Però qui c'era questo. Viene dipinta, la potete vedere a San Marco, la grande pala monumentale, rimane però incompiuta, di Fra Bartolomeo, la pala della Signoria, che è altissima. Viene progettato, ma non andò a buon fine, perché tutte queste cose, come vedete, a parte Michelangelo, il Davide, abortirono. Non c'era, a parte che tornarono i medici, ma non c'erano le sostanze per tirare avanti delle opere che erano state concepite proprio per la loro monumentalità, perché la Repubblica fiorentina doveva dimostrare di essere forte, forte però come il David, forte anche nella fiducia in Dio. E poi ancora, il monumento a San Giovanni Gualberto, allora, io ho tentato anni fa una ricostruzione ideale, è molto più grande di tutti i monumenti che si conoscono sepolcrali, di Benedetto da Rovezzano. E poi ancora, il chiostrino dei voti della Santissima Annunziata, dove nessuno va, anche lì. Va bene, allora vi complimento con loro. Perché se voi andate nel chiostrino dei voti, trovate tanta gente con le guide di colore diverso da quello che diceva Dianzi Massimo, né rossi né verdi, ma blu. Perché le guide blu sono quelle degli stranieri. Ora, a parte che tutti abbiamo il telefonino che ci dice dove sta, e quindi è anche informato. Però è vero che le guide rosse sono state per noi, che si è studiato storia dell'arte, sono state una specie di Bibbia, perché era inutile andare in un posto se non avevi la guida rossa del Turing, perché era l'unica guida che scendeva nel dettaglio e metteva anche dei nomi che alle volte spesso non erano appunto opere feticistiche, quindi conosciutissime, e se le volevi sapere chi era l'autore dovevi andarti a sfogliare le guide rosse, una per città e anche per regione.
Il chiostino dei voti, per dire la monumentalità di quell'impresa, innanzitutto dico sempre ai miei amici più laici, non importa che vi segnate, facciate il segno della croce perché ancora non siete in chiesa. Quindi state tranquilli, non c'è nessun segno distintivo perché è il chiostro che precede l'ingresso in chiesa. Non ha biglietto, come qui, quindi puoi entrare. E lì c'è la nascita della maniera moderna. Io non parlo mai di manierismo perché è una parola che non mi piace, perché è sommaria, troppo classificatoria in maniera grezza. Perché se si parla di manierismo, voi pensate manierista è Pontormo, manierista è Rosso, manierista è Bronzino, manierista è Bacchiacca, manierista è Vasari. Il manierismo diventerebbe... E poi il manierismo è uno di quegli ismi critici che nascono giusto appunto da maniera, la maniera moderna, che è la terza parte delle vite di Vasari dopo la seconda. Ed è importante... Dopo la seconda è naturale anche da un punto di vista numerico, ma dopo la seconda, perché la seconda non è composta da artisti di seconda riga, Pollaiolo, Botticelli, Mantegna, Giovanni Bellini, questi sono gli artisti della seconda maniera, ed è quella di cui lui dice, Vasari, che chiama moderna la terza, perché poi la sua, come noi chiameremo moderna se si dovesse scrivere una biografia, è la nostra. E lui dice, per quale ragione poi nasce? Cosa trovarono gli artisti della maniera moderna? Trovarono quello che gli altri non erano stati capaci di fare, quel certo che ci mancava, dice lui. Trovarono quel certo che ci mancava, e poi, cito a memoria ma malamente, nel veder cavar fuori di terra certe anticaglie nominate da Plinio delle più famose. E cita Laoconte, l'Apollo del Belvedere, la Cleopatra, quello che io avevo messo nella sala di Michelangelo e che è stata, io credo, sciaguratamente riportata via, perché era proprio una delle sculture che determinarono lo scatto anche di Michelangelo, il Torso Grosso di Belvedere, l'Ercole, quello del tipo Farnese, e la Venere di tipo la Venere al bagno. Cioè tutte sculture ellenistiche, e l'ellenismo è quel tratto di cultura figurativa che si impone per questa espressione di sentimenti prolungati, il pathos ellenistico che viene assunto. Leonardo, dice Vasari, fu colui che dette avvio a quella che noi chiamiamo la maniera moderna. Perché? Dopo tutte le doti sue, dice, perché introdusse nelle figure il moto et il fiato, cioè il movimento, e tutte le sculture ellenistiche sono abitate. Vi ricordate, a partire da Laoconte, l'Apollo del Belvedere, il Torso Grosso che sta, il Torso del Belvedere che sta ripiegato. Quindi il moto et il fiato. E infatti le statue ellenistiche, poi le figure che a quelle si ispirano, sempre tutti la bocca dischiusa, gli occhi arrovesciati all'indietro, la testa inclinata. È il patetismo che lui, e Andrea del Sarto è uno dei primi. Quando dipinge questa, siamo nell'11, quindi siamo un anno prima della caduta della Repubblica del Soderini, anche questo, e quindi rientra fra le opere monumentali. Tutte opere, come ho detto, che alla fine abortiscono, pochissime arrivano in fondo. Poi si parla spesso, no, per illustrare, del non finito. Il non finito non è mica sempre, come si può far apparire, una scelta. Perché un'altra commissione importante di quei tempi, sapete che erano la commissione a Michelangelo dei 12 apostoli per il Duomo di Firenze. 12 apostoli, c'è rimasto soltanto, non finito, il San Matteo, che è all'Accademia. Ed è all'Accademia, insieme ai prigioni, e se portano via dall'Accademia il Davide, come una mente geniale fiorentina aveva proposto di fare per portare fuori il turismo fiorentino,
Se portano via il Davide, l'Accademia chiude. Ho sentito ora per questa visita di cose nostre, dello Stato, compreso Mattarella, al Louvre. Dice che capisco che sia difficile pensare al restauro della Gioconda. Ora, la Gioconda ovviamente incute timore a qualsiasi restauratore, è un quadro come un altro, però incute più terrore, perché se Dio ne guardi commette un errore lì, dopo fai come facevano gli ingegneri navali quando una nave andava giù, ti spari e via. Ecco, ma pensate davvero che sia questa la ragione per cui non vi è restaurata? Non vi è restaurata perché la dovrebbero togliere di lì. E se la tolgono di lì, il Louvre, che è il Louvre, con le opere che ha, fa così il diagramma. Al Louvre c'era, dico c'era perché ora è altrove, il ritratto forse per me più bello di Leonardo, che era la Belle Ferronnière. La Belle Ferronnière, se voi andate al Louvre, a meno che non l'abbiano riportato, non la trovate, perché è nel deserto, a Dubai. Eppure è incomparabilmente più bella. Ma state tranquillo che a Dubai la Gioconda non ci andrà mai. Perché? O se ci va la portano e la riportano. Perché non possono permettersi di toglierla dalla sala. Avete una guardatevi una qualsiasi foto della sala della Gioconda. E poi chiedetevi, in questa folla che nemmeno a Roma per la Donate fasciste c'era, tutti lì stipati, chiedetevi cosa vedono le persone in fondo. E questo è fame di cultura, questo è feticismo. Finché non si fa questa distinzione, noi non si capisce qual è la funzione del patrimonio italiano, che ha una funzione, come posso dire, da un punto di vista sentimentale, affettivo, intellettuale, che possono avere, che ti posso dire, gli oggetti belli che furono di tua madre. Le coltivi come le cose sante, perché sono la tua memoria. La memoria e la coscienza storica tua e di un popolo. E invece noi si trattano come se fossero decorazioni. Le pale nelle chiese non vengono mica discusse nella loro trama, nel loro contenuto. Vengono discusse soltanto perché ci hanno invitato a vederle, e poi le guardiamo come figure e colori. Siamo sinceri, non ci si chiede cosa rappresenta davvero. E così veniamo anche a capire perché qui si registra questo fatto. Innanzitutto andrà detto che, a dispetto di quanto si pensa, Andrea del Sarto è maestro della cultura figurativa di Firenze del Cinquecento. È maestro diretto di allievi. Quando facemmo la mostra a Palazzo Strozzi su Rosso e Pontormo, il titolo era Pontormo e Rosso, divergenti vie della maniera, perché partono entrambi da Andrea del Sarto, ma poi divergono. Non si possono confondere Pontormo e Rosso, sono due mentalità, due stili, due poesie, due liriche completamente diverse. Uno eclettico, l'altro rosso, allievo più diretto di lui, ma soprattutto di lui, perché lui è Franciabigio. Franciabigio e Andrea del Sarto facevano compagnia. Compagnia che significa, alla fine, società. Loro erano compagni. E la società talora poteva anche presupporre una divergenza, una differenza stilistica e linguistica, perché l'unione dipendeva unicamente dalla possibilità di mettere insieme le commissioni in modo che la società potesse vivere più agevolmente, la sostanza economica, sempre di denaro si parla. E lui, per chi conosce Rosso Fiorentino, vedrà che certe durezze di Franciabigio, che vi ripeto, fecero anche il Chiostro dello Scalzo, altro luogo quasi mai visto, anche perché ci sono degli orari che uno bisognava da lì con penna e carta scrivere, allora lunedì aperto da questo, capite? Io ho visto una volta uno straniero che davanti al Bargello, che dovrebbe avere 10 volte i visitatori che ha, perché è il museo di scultura più importante al mondo, insieme a altri due o tre, ma più importante. No, non c'è nessuno, anche lì c'è un orario per cui bisogna essere astrologi per capire quando ti toccherà vederlo. Ecco, lui lavorano insieme al Chiostro dello Scalzo,
e quindi fanno lavori in comune. All'inizio addirittura lavorano alla stessa creazione, quindi all'inizio, poi dopo divergono un po', ma la sua maniera più secca, più rude, più dura, è quella che io credo in quel momento della compagnia Andrea e Francevisio, quello che tocca soprattutto Rosso Fiorentino. Vi racconto un altro, mi dovete perdonare, a me quando ero agli Uffizi mi chiamavano il dottor Divago, perché prendevo sempre strada. E poi naturalmente ora che l'età avanza, queste divagazioni ogni tanto mi costano caro, perché non mi ricordo più da cosa ero partito. Rosso Fiorentino, voi ricorderete, perché quello è stato un capitolo fondamentale di quella mostra, il 500 a Firenze, l'ultima della trilogia, si entrava nella seconda stanza e c'era questa parete, una specie, con la deposizione del Rosso di Volterra, la deposizione del Pontormo a Santa Felice e il compianto del Bronzino. Era davvero una cosa da batticuore. Non chiamatela sindrome di Stendhal. Perché la sindrome di Stendhal, altra divagazione, è quella che viene chiamata perché uno si sente male. Ma avete presente che giri fanno questi turisti in una settimana? Venezia, Firenze, Roma, Napoli. Se a Napoli davanti a un Caravaggio alla flagellazione si sente male, non è la sindrome di Stendhal. Quella, se uno alla mia età, va in terra proprio per natura. Comunque arrivavano lì, davanti a queste tre opere, e dicevano, fidandomi del fatto che il mio volto non era noto, stavo a sentire cosa dicevano. E questi sentivano, certo ragazzi, Rosso Fiorentino è il più rivoluzionario di tutti, perché effettivamente la deposizione del Rosso a Volterra è il quadro davvero più moderno, non a caso si ispira a quel quadro anche Pasolini nella Ricotta. Badate però che Rosso Fiorentino, e questo mi è capitato di dirlo in qualche lezione anche all'Accademia agli Artisti, guardate però che Rosso Fiorentino era il più fedele alla tradizione fiorentina, era quello che stava più, era più consentaneo e ci andava, perché si sa che ci andava a studiarlo come tanti altri, è vero, ma particolarmente nella Cappella Brancaccia al Carmine, a studiare Masaccio. Le durezze del Rosso Fiorentino non vengono, come si dice spesso, nel periodo romano, perché non resse l'impatto col Michelangelo della Sistina. No, quelle sono, se voi guardate i piedi degli affreschi che rimangono di lui, ai piedi di Adamo, nella Cappella di Santa Maria della Pace a Roma, affrescata da lui e poi mandato via perché aveva un carattere, come tanti altri fiorentini, artisti fiorentini, duro da digerire. Quelli sono i piedi che ha l'Adamo di Masaccio al Carmine, piedi di contadino toscano, spalle robuste, incurvate, da manovale, da contadino, da gente piegata dal lavoro. Ed è il più rivoluzionario oggi. Dopo la sosta, Andrea del Sarto, che è l'artista in assoluto più copiato a Firenze nel Cinquecento, più di Michelangelo e più di Raffaello. Ne vedete qui alcuni esempi, ci sono diverse copie, da la Madonna Borgherini, la Madonna di Portappinti, gli affreschi che qui sono in copia, che fece dietro l'Annunziata, e tanti altri. L'artista più copiato, l'Allori, nelle sue ricordanze ogni poco dice ho dipinto la tavola di Andrea, perché ci si esercitava, e poi perché sostanzialmente lui era una figura, soprattutto nel secondo Cinquecento, che era stata fortemente, molto prima del Concilio di Trento, fortemente profetica relativamente a quello che poi il Concilio di Trento avrebbe chiesto agli artisti: il decoro, la vivezza, l'accostamento sentimentale. Mentre dico queste cose, che sono tipiche dei dettami tridentini, guardate questo quadro: la vivezza dei colori, i modi accostanti delle figure, il fatto di sentire le figure
contemporanee a chi guarderà in ogni stagione quest'opera. E poi soprattutto questo aspetto vivido che c'è. Il fatto è però che Andrea del Sarto muore nel 30, cioè devono passare ancora 15 anni prima che ci sia il concilio di Trenta, che comincia, come sapete, nel 45 e finisce nel 63. Lui lo scrive prima, ed è per questo che i pittori fiorentini, a cominciare da Alessandro Allori, di cui probabilmente è la Madonna di Portappinti, uscendo lo potete vedere il quadro più grande lì a sinistra, Allori, Santi di Tito, i grandi artisti fiorentini di impronta post-identina, sono tutti strettamente dipendenti dalla sua maniera. Chi ha visto la mostra del Cinquecento si ricorderà che nella prima sala c'erano il Dio fluviale di Michelangelo e in fondo c'era la Pietà di Luco di Mugello. Il Concilio di Trento diceva: tutto deve essere chiarissimo, non ci deve essere sugli altari delle chiese, non ci deve essere nessun dubbio su quello di cui si ragiona. E cosa fa Andrea del Sarto nella Pietà di Luco? Dipinge i consueti protagonisti del Golgota, cioè Giovanni, Maddalena, la madre, insieme a Santa Caterina d'Alessandria, perché è omonima della badessa di Luco di Mugello che aveva commissionato l'opera ad Andrea. Dietro ci sono significativamente Pietro e Paolo, e c'è il corpo nudo di Gesù, su cui Paolo fra l'altro distende la destra, come dire, questo, e capirete ora, questo è compito nostro, Pietro e Paolo sono gli emblemi della Chiesa di Roma, tiene sul corpo nudo, e il corpo nudo, parzialmente nudo, sta sdraiato sul lenzuolo, e davanti al lenzuolo, proprio sul proscenio, c'è un calice da messa con la patena e una grande ostia in uno sperticato, in una sperticata prospettiva. L'ostia direttamente sotto il corpo nudo di Cristo. Perché, appunto, è corpo e sangue di Cristo nella particola eucaristica, ovviamente per chi crede. Ed è un argomento questo che può riguardare anche il nostro ragionamento oggi. Questo quadro di Andrea del Sarto, che è del 1523, dove lui va, si ritira quando arriva la peste a Firenze, lui va in Mugello, Pontormo, che come sapete era un depresso cronico, non si vuole allontanare di troppo, ma è costretta ad allontanarsi perché va alla Certosa, dove dipinge gli affreschi del Chiostro Grande. E lì sta e dice che lì lui trova finalmente quella quiete, quella solitudine, quella libertà, quella pace che a Firenze non trovava. Però Firenze, come dice Vasari, è solo a 3 miglia, perché lui aveva bisogno di sapere che comunque c'era Firenze vicina. Ma lì, nel silenzio, in quel romitorio dove il silenzio vigeva, a parte le levate notturne per la preghiera, ma poi silenzio assoluto, senza nessuno intorno. Voi sapete che lui, quando si rinchiudeva in casa, c'aveva questa botola e non l'apriva mai. Qualche volta, dice Bronzino, sono andato, bussato, lui ha sentito che ero io, ha fatto finta di non esserci, io ho creduto che fosse vero e non sono salito, perché lui calava questa botola, scendeva la scala e quelli salivano da lui, tanto era misantropo. E lì sta d'incanto, c'era nessuno. Chi c'era soltanto però? Il Bronzino, da cui lui non si separava mai. Bronzino per Pontormo è fratello, figlio, padre, amico. Quando lui doveva dipingere qualcosa cercava Bronzino. Quando gli furono affidate le cose per la Sala Grande di Poggio a Caiano, il Bronzino era dovuto andare, chiamato, e doveva andare nel Ducato di Pesaro Urbino, chiamato dal Duca. E lui lo implora di non partire, lo implora di tornare, e difatti finché non torna non comincia i lavori. Si parla di fragilità, ma che grandezze però, eh? Dunque,
Dopo questo affresco riprende e riprende nella sua parte fondamentale, cioè nell'ultima cena. Siamo poco dopo il 1525. Per dire quanto questo affresco fosse apprezzato, però bisogna che legga il brano perché a memoria non lo mando. Nel 1529 c'è l'assedio di Firenze e poco prima dell'assedio la Repubblica ordina la distruzione di tutte le architetture, molte religiose ma anche molte private, che fossero poco lontane dalle mura perché non facessero da ricovero alle truppe assedianti, di cui erano ovviamente troppo inferiori. E voi pensate che in poche notti fu demolito un patrimonio straordinario, perché le opere mobili venivano prese, messe sui carri e portate via, ma gli affreschi, questa chiesa era tutta affrescata, gli affreschi vengono buttati giù. È un sistema proprio come si vede nei film americani quando c'è la registrazione dei film dei primi del Novecento, erano palle di ferro che boom, partivano e buttavano giù le pareti. Quel che c'era, c'era. E quindi fu una perdita tremenda per il patrimonio fiorentino. Bene, quando arrivano qui i guastatori, demoliscono la parte della chiesa, parte del monastero. Questo era finito nel 27-28, è qui. E questa è una prova della veridicità di quello che dicono le fonti, che vanno lette per capire. Ne parla nella storia fiorentina Benedetto Varchi. Quando arrivano i guastatori a San Salvi, lui fa questo preambolo. Io ora dirò cosa incredibile ma verissima, per sottolineare che non è una finzione, perché potrebbe anche sembrare di queste finzioni, di questi aneddoti che hanno caratteri anche derivazioni classiche, antiche, no? E lui dice, arrivarono, e cito, a un tratto tutti quanti, quasi fossero cadute loro le braccia e la lingua, si fermarono e tacquero. E pieni di inusitato stupore non vollero andare più oltre con la rovina, cagione che ancora oggi si può in quel luogo vedere con maggior maraviglia di chi maggiormente intende una delle più belle pitture dell'universo. Questa che non credo fossero tutti umanisti intellettuali, questi con le vanghe in mano per buttare giù questi muri, si fermano senza che nessuno glielo chieda. Saranno stati anche poco umanisti e poco intellettuali, sicuramente erano più intellettuali di noi oggi, che qui non ci si mette piedi. E loro si fermarono. Loro si fermarono. E Vasari ribadisce il concetto nella vita di Andrea del Sarto dicendo: grandissimo onore veramente per quest'arte che mutissima e senza parola avessi forze di temperare il furore dell'armi e del sospetto, inducendo coloro a portarle riverenza e rispetto, non essendo però genti della professione che conoscessero la bontà sua. Cioè non erano esperti d'arte. Bastò la vista di quest'opera per far cadere gli strumenti dei guastatori. Questo per dire davanti a che cosa noi ci troviamo. Scusi, quindi lei ha registrato proprio tutto, anche quello che va al ministro? Bene che lo sappia, tanto oramai non ho più niente da perdere. Allora, però, come dicevo, le opere vanno guardate. Le opere vanno guardate. Perché al di là di quello che si vede, c'è una trama. E una trama ha importanza sia storicamente che esteticamente. Questo proprio si parla di etica più che di estetica, perché è un valore morale quello di porsi l'interrogativo di cosa io sto guardando, perché purtroppo la scuola, e lo dico senza patemi perché mio padre era docente e mia moglie pure, per cui non è un riferimento al corpo docente, casomai ai programmi che lo Stato impone. Ci hanno ammazzato la curiosità.
Io credo che la storia dell'arte dovrebbe essere insegnata cercando di far capire quanto la mente umana si possa divertire al cospetto di una ricerca storica che disvela accadimenti accaduti secoli prima. Perché se io parlo ai giovani di date, griglie cronologiche, non sono attratti. D'altronde, sapete, io ho saputo di una preside che, siccome una madre di un ragazzo si lamentava, dice, mi figliolo, no, come? No, c'è soltanto storia dell'arte, ma quella non interessa a nessuno. È questa la concezione. E se insegnavano storia dell'arte vuol dire che era una scuola umanistica. Vuol dire che era una scuola umanistica. E se questo capita, d'altronde si pensa che la storia dell'arte, il patrimonio nostro d'arte, sia una ricchezza, e però invece di aumentarla si diminuiscono le ore. Bene, allora, arrivati a questo punto, diamo un'occhiata a questa tavola, che propone, come vedete, un andamento ternario. 3-3-3-3. Un po' come quello vinciano, di cui lui probabilmente conosceva anche quello che girava, cioè i disegni, le stampe. Lui propone, e vedete che tutti manifestano, ecco quel pathos, quell'anguore di cui si diceva, tutti manifestano stupore, perché, insomma, mettiamoci in una cena d'amici, la cosa è dirompente sentir dire che uno di loro lo tradisce, lo manda a morte, a tavola, mentre sono insieme. E tutti, in un modo o in un altro, manifestano stupore. Però cosa succede su questa tavola? Lo sapete, l'ultima cena è il momento dell'istituzione dell'Eucarestia. Ma su questa tavola cosa c'è? Pane e basta. E come la istituisce lui l'Eucarestia senza vino? Evidentemente non è un'ultima cena con l'istituzione dell'Eucarestia, è un'ultima cena che qui sta a significare qualche cos'altro. Perché oltretutto poi non basta accorgersi di qualcosa che è etimologicamente stravagante. Perché una volta scoperto bisogna capire perché, né più e nemmeno come si farebbe con una poesia, dove se c'è una parola che dà un'indicazione, una parola o una frase che sposta dal tema che tu ti aspettavi, non solo lo noti, ma te ne chiedi la ragione, perché siamo abituati dagli storici della letteratura e da chi insegna italiano nelle scuole non soltanto a guardare gli aspetti linguistici come si fa in Italia, ma anche gli aspetti di pensiero, perché in Italia la storia dell'arte è stata trasformata in storia di lingua figurativa, non è più storia di pensiero, come se questi grandi artisti, ma anche quelli piccoli, si limitassero a dar colore a figure da loro disegnate, magari, certo sì, con un teologo che all'orecchio dice no, questo in chiesa non ci può andare, perché questo era, cioè Ivan Lombrosani, quando lui dipingeva questo gli hanno dato le dritte, cioè non dipingi una cosa che è sotto gli occhi di tutti a tuo criterio. Ci sono dei parametri. Poi all'estro del pittore viene riservata la possibilità di illustrarlo. E allora evidentemente non è una cena per l'Eucarestia. È troppo evidente, non ci sono nemmeno i bicchieri. Che non s'abbia a pensare che l'unica cosa che può pensare, fa pensare un liquido, è quell'anfora, che però si mette da una parte e potrebbe perfino esserci acqua. Comunque sia, ancora certo sul tavolo non è arrivata, e uno si chiede anche dove la verserebbero, nei piatti? Ecco, in realtà i tre sinottici parlano dell'ultima cena per l'istituzione dell'Eucarestia. Però il Vangelo di Giovanni, che di nuovo torno a leggere perché non le parole hanno un peso, nel Vangelo di Giovanni si legge questo. All'annuncio del tradimento, gli apostoli, dice,
si guardarono gli uni gli altri, non sapendo di chi, sottinteso Gesù, parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, cioè Giovanni, e lui lo dipinge come? Si tengono la mano come due fidanzati, vedete, si intrecciano le dita della sinistra di Gesù e della destra di Giovanni. Quello che Gesù amava si trovava al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece un cenno e gli disse: di chi è colui a cui si riferisce? Ed egli, reclinandosi così sul petto di Gesù, gli disse: la musica era al piano di sotto, loro mangiavano il piano superiore. Ed egli, reclinandosi così sul petto di Gesù, gli disse: Signore, chi è? Giovanni chiede a Gesù, chi è? Rispose allora Gesù: è colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò. E intinto il boccone lo prese e lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone. Ed è questa. Vedete Pietro, quello con la veste celeste, dalla tipica fisionomia robusta, che guarda Giovanni, vedete, sta parlando a Gesù per dirgli chi è, lui che è l'amato, e Andrea del Sarto molto didascalicamente gli fa prendere le mani per far capire che anche quella, neppure quella parola amato gli era sfuggita, e che è fedele al testo di Giovanni, gli mostra il tozzo di pane con la destra e lo porge a Giuda, il quale naturalmente dice: io. Ecco, questo è. Però voi capite che non è un dettaglio, è un dettaglio soltanto, forse nemmeno ci se ne avvede, soltanto se in un'opera d'arte noi ci fissiamo in una critica di tipo formale e filologica. Ma se si parla di storia dell'arte, e di storia dunque, bisogna anche chiedersi subito dopo: ma perché in un refettorio, invece di far dipingere, come quasi sempre succede, l'ultima cena con l'istituzione dell'Eucaristia, si parla di un tradimento? Perché questa, la cosa che ne scrisse, era intitolata La cena del tradimento, perché alla fine è questo. E allora torna utile leggere Vasari, che parlando di San Salvi dice: erano stati i frati di San Salvi, per le loro discordie e altre cose importanti del generale adiabati, che avevano disordinato quel luogo. Questo è stato dipinto verosimilmente in un momento in cui c'erano attriti forti fra i vallombrosani, che difatti erano divisi in San Salvini, Vallombrosani, poi San Pancrazio. Sapete, vero, cosa c'era nella chiesa di San Salvi? C'era il battesimo di Cristo di Verrocchio Leonardo. Quindi era un ordine intellettualmente, ed era in quel momento abate di San Salvi il fratello del Verrocchio. Cioè Andrea Dicione, il Verrocchio, aveva qui una figura importantissima nell'ordine vallombrosano, che era Michele Dicione, il fratello, che era stato prima monaco, e sul suo aveva percorso la carriera all'interno dell'ordine fino a diventare una figura di spicco dell'ordine vallombrosano. A Firenze bisogna ricordare, oltre San Salvi, San Pancrazio, quello ora dove c'è il Museo Marini, e naturalmente Santa Trinita, dove ancora sono i vallombrosani. Ecco, ovviamente in sé l'opera non muterà nelle nostre aspettative, per me un pochino sì, perché conoscere il significato di un'opera innanzitutto vuol dire astrarla da un contesto metastorico, come, ripeto, fosse semplicemente una decorazione, una specie di greca che invece di essere geometrica ha delle figure. E questo è un avvilimento
dell'intelligenza degli artisti. Spesso alla fine di discussioni come questo mi chiedo, ma gli artisti erano così colti? A parte che gli artisti erano anche colti, ma certo non era necessaria una grande cultura quando si doveva dipingere in una chiesa del contado, magari per chiedere una grazia per una peste o per un'epidemia scoppiata, e allora si fece la Madonna o Cristo e ai lati il solito San Sebastiano, che è tipico, San Rocco o San Giacomo. Se ci può essere anche questo, come ci sono nella letteratura episodi minori, ma per solito un artista era colto. E poi vi immaginate voi un artista che mette in una chiesa un'opera, come dire, disincarnata dal clima. Vi dico solo questo e poi chiudiamo. Nel 1517 a Firenze la chiesa fiorentina proibisce la predicazione apocalittica. La proibisce perché la gente era atterrita. C'è una lettera di Machiavelli già nel 13 che naturalmente col sarcasmo suo, e poi dice: io questa predica d'altronde non l'ho sentita perché io non uso simili pratiche. All'amico ribadisce la sua mancanza di fede. Dice: però ti dico cosa ha detto. Disse, ha detto un frate di Santa Croce, disse multa et mirabilia, tante cose e tutte meravigliose, e giù comincia che la carestia a Firenze, le morti, la gente che veniva fatta credere che era morta, invece non era morta, per poi resuscitarla, e i diavoli che giravano per la città. Per il 1517 era attesa, peraltro, anche la venuta dell'Anticristo. E mi sono sempre chiesto se la pubblicazione delle tesi di Lutero nel 17 non possa essere stata assimilata, hai visto che veniva l'Anticristo? Ecco, perché in quel momento c'era la rottura oltre Alpe. Vengono proibite, e voi pensate che ci sia stato qualche storico dell'arte che, avendo letto, essendo a conoscenza di queste cose, non si sia chiesto, ma sugli altari intorno a quell'anno cosa veniva messo? Non erano partecipi come tutti gli uomini di quel clima? E i sacerdoti che dall'altare dicevano queste cose tremende, e sapevano di dirle, perché era un rigurgito savonaroliano. Voi sapete che la predicazione di Savonarola è tutta una predicazione in sostanza fondata sui profeti apocalittici e sull'Apocalisse. Questo rigurgito, perché l'avevano ammazzato, certo, avevano disperso le ceneri, certo, ma dal cuore le ceneri non si disperdono, e Savonarola era rimasto nel cuore dei fiorentini. La Repubblica in pratica nasce con lui, poi lo fanno fuori e diventa una Repubblica decisamente più laica. E difatti in questo periodo ci sono delle opere importantissime che sono attestate di questo clima. Una è la Madonna delle Arpie di Andrea del Sarto, che ha una lettura superficiale, sembra un santino, invece è l'illustrazione del capitolo 9 dell'Apocalisse di Giovanni. L'altra è la disputa sulla Trinità, sempre di Andrea del Sarto, tutte e due, badate bene, del 17, una anche firmata e datata 17, la Madonna delle Arpie. La disputa sulla Trinità, dove nessuno ha colto il fatto e non l'ha, quindi non l'ha colto e non l'ha interpretato, che non c'è la colomba, quale Trinità? C'è il Dio Padre, c'è la croce, tutte e due immersi in una nuvola. E allora non è una Trinità. Sì, è una Trinità, ma in tempi così crudi, apocalittici, si sceglie dello Spirito la manifestazione più cruda, più aspra. Infatti è una nuvolaglia strappata dal vento, ne sbatte anche il mantello vermiglio di Dio Padre, come se fosse una vela che si è staccata dalle cime. E poi ancora, Raffaello dipinge la Trasfigurazione. Son tutte opere intorno al 15, 16, 17, ma anche 18. Jacopo Pontormo dipinge a San Michele Visdomini la Palapucci. Voi capite che la storia dell'arte è cosa un pochino più alta di come ce la insegnano. Grazie.
Come è andata? Devo dire, quando ascolto Antonio rimango sempre un po' veramente molto colpito, perché normalmente uno storico dell'arte si sofferma su un'opera, la guarda, la riguarda, ti parla dei personaggi, ti riparla delle cose, e poi diventa un po' in fondo, insomma, non sempre a me interessa, per carità, però insomma delle volte queste descrizioni troppo analitiche diventano anche un po' troppo impegnative, mentre invece Antonio spazia sui concetti di carattere generale e soprattutto su quelle che sono le nostre problematiche che noi viviamo e che giustamente lui mette in risalto. Sì, Antonio, è così. È difficile. I musei sono spesso e volentieri dei contenitori di opere guardate così superficialmente senza rendersi conto di quello che in fondo il visitatore c'ha davanti. Vabbè, ora non mi soffermo troppo a lungo perché non è la mia materia. Io sono laureato in economia e commercio, ho fatto un po' di commercialista, per cui la storia dell'arte l'ho conosciuta come autodidatta. Guarda che nei musei fanno più comodo commercialista. Sì. Quindi ho fatto, ecco, direi che mi laureai in storia economica e quindi lì c'era un po' di riferimento. La mia tesi riguardava Averardo de' Medici, il primo Medici che cominciò a fare banca. Fu un lavoro incredibile, difficilissimo. Bene, concludiamo. Io aspettavo Fabrizio Borghini perché voleva fare un'intervista. Gli ho detto di arrivare, vedo che non lo vedo. Aspetteremo altri 5 minuti. Vi ringrazio, adesso vi auguro buone vacanze. Vi spero che siate sempre molto numerosi quando noi ci incontriamo ai nostri appuntamenti. Mi raccomando, se siamo unitanti facciamo forza, facciamo presenza, siamo un testimonianza di una realtà culturale e non solo italiana che deve sempre diciamo vivere e progredire. Grazie, buona giornata a tutti.